Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Qui Torino e naturalmente un ben ritrovato alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che abbiamo in video collegamento. Eccola, vediamo, sindaca Appendino, allora diciamo ben ritrovata con un tema molto importante che riguarda una zona molto importante di Torino che è Parco Dora. Buongiorno a voi. Sì, diciamo che abbiamo introdotto un altro tassello importante di riqualificazione in uno dei parchi più amati della nostra città. Lì mi vedete, sono sotto la tettoia e la novità è questo bellissimo skate park che stiamo per ultimare, insomma, per metà agosto verrà inaugurato. Nuovo, lo dico perché ci hanno chiesto, ovviamente smontabile, quindi non rinunciamo agli eventi che siamo abituati a avere al Parco Dora, moderno e che è anche in sicurezza. Tra l'altro sono settimane che gli skater mi chiedono dove è finito lo skate park, quello prima che c'era prima non era in sicurezza, adesso ne arriva uno molto più bello, più grande e molto moderno, ovviamente con gli standard di sicurezza necessari per poterlo frequentare tranquillamente. E così ha detto moderno, in sicurezza, molto grande, anche 1700 metri quadri, dico bene. Poi è fatto in modo particolare, concreto, ci sono vari livelli a seconda appunto del livello, cioè è molto sportivo e molto moderno, come diceva lei in precedenza. Sì, tra l'altro voglio ringraziare le associazioni di skaters che ci hanno aiutato perché l'abbiamo immaginato insieme a loro, ci hanno anche donato, hanno donato alla città il progetto, come dire, con cui hanno immaginato questo spazio che ha sia le rampe, o meglio una grande rampa, è più grande di quella che c'era precedentemente, che è la classica rampa che tutti conosciamo quando pensiamo agli gli skaters, ma soprattutto a differenza di Parco Mennea e ad esempio Falchera, dove sono stati fatti in questi 2 anni anche lì spazi nuovi per gli skaters, qui tutte quelle installazioni di metallo che si vedono, in realtà qua vediamo la rampa, ma che si vedono poi più avanti nel video, sono installazioni, eccole lì, che permettono di imparare e utilizzare come dire, i vari livelli, i vari gradi di difficoltà. Io non sono un'esperta, non ho mai utilizzato lo skate, ma in realtà lì ci sono 2 discipline olimpiche e soprattutto ci sono appunto i vari gradi di difficoltà. Quindi è uno spazio immaginato soprattutto per allenarsi e quindi molto diverso rispetto all'offerta di appunto Mennea, che è un altro grande skate park che abbiamo aperto ormai quasi un paio d'anni fa, o anche quello che c'è ai giardinetti, cioè ai giardini anzi di Falchera. Quindi si inserisce e amplia la prospettiva. Tra l'altro, sempre in quella zona, stiamo anche per iniziare i lavori per una zona del parkour, la prima a Torino, che non esisteva, quindi sta per essere, come dire, iniziata l'asfaltatura e poi l'installazione. E ci sarà anche un impianto per calisthenics. Quindi, insomma, stiamo rendendo il parco più possibilmente fruibile anche per gli sportivi. Diciamo che è una situazione che mette assieme due temi importanti, secondo me, sindaco. Sindaco ha parlato di calisthenics, di parkour, di skate, tutte attività urbane, che tra l'altro sono, lo skate è anche olimpico, quindi abbiamo sport a tutti gli effetti, tra l'altro siamo in giorno, insomma, di Olimpiadi, sperando vada tutto bene. Sono tanti gli skater, a Torino, stiamo parlando di attività decisamente urbane, ha parlato di associazioni di skater, in effetti sappiamo che in passato erano arrivate anche a noi lamentele di chi diceva gli skate park non sono fatti con i dovuti criteri, questo lo è in sicurezza, quindi attività urbane per i cittadini e i giovani torinesi e a Parco Dora, che è un posto che ha un Sì. valore molto importante per Torino in questo momento. Sì, tra l'altro la scelta anche dei materiali del ferro ricordano, come dire, l'ambiente del parco, che peraltro si è completato, come sicuramente i torinesi sanno, circa un mesetto fa abbiamo inaugurato anche l'altro pezzo del parco con i soldi che abbiamo ottenuto grazie ai fondi per le periferie del governo e un cofinanziamento privato. Abbiamo terminato tutta la parte verde con la stombatura della Dora, quindi diventa oggettivamente un grande polmone, finalmente collegato grazie appunto agli ultimi interventi. E che oltre ad essere uno spazio di gioco, io vado molto spesso, insomma, il fine settimana lì, abbiamo voluto e di eventi come, insomma, siamo abituati al K che tornerà presto, ovviamente appena superato il Covid, diciamo che questi ulteriori interventi in sicurezza, infatti vedete c'è anche un'area di sicurezza, insomma, veramente costruito molto bene, permetteranno di essere ancora più frequentato anche da questo grandissimo mondo associazionista e non solo di amanti di questa tipologia di attività. Parkour è il primo tentativo a Torino, non avevamo mai fatto uno spazio e quindi c'è tanta richiesta anche da quel punto di vista e inizieremo a costruire proprio a giorni anche quello spazio lì.
Insomma, è uno spazio dunque a disposizione di tutti in torinesi in generale e dei più giovani, degli sportivi e dei tanti skater che conosciamo, oltre a chi pratica parkour, calisthenics e non solo, presentato dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ringraziamo naturalmente per essere stata in videocollegamento con noi qui a Torino. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.